Ciao Bethesda.it, Uncharted di Ruben Fleischer vi verrà un colpo perché all'inizio sembra proprio il Signore degli Anelli, c'è qualcuno che vola, c'è anche nel trailer, e nel vuoto con quest'anello che gli penzola in aria attaccato al collo, e va bene. E quindi poi Tom Holland all'improvviso si sveglia e non è più un doppio di Elijah Wood del Signore degli Anelli, ma è un doppio di Peter Parker negli Spider-Man. Perché? Perché il suo Nathan Drake, avventuriero, anche un po' truffaldino, protagonista di Uncharted di Ruben Fleischer, è l'ennesimo, dopo Peter, protagonista dell'azione, d'eroe dell'avventura, interpretato da Tom Holland, con una buona educazione. Scusate, da subito delle botte in questa scena impressionante, iniziale di vuoto, ma non è Montefato, con l'anello di caduta del vuoto, ma non è Montefato, di anello attaccato al collo. E però, che dire, mi affascina Uncharted di Ruben Fleischer perché è tratto da un videogame, è un'avventura per bambini, è Indiana Jones per bambini. E considerate che Indiana Jones lo vedevo io che ero bambino, ma era più, come dire, adulto, era più ricco di comunque anche sfide al nostro mondo dell'infanzia. Invece questo è uno di questi film in cui, scusi, prego, grazie, anche le parolacce che vengono dette con buona educazione e soprattutto inclusività e rispetto. E questa è, diciamo, un'avventura che potrebbe far storcere il naso ai vecchiacci come me, in realtà infiammare i ragazzini che amano Tom Holland, amano la sua buona educazione, amano del suo splendido Peter Parker degli ultimi anni, amano l'incrollabile buon umore che è stato minato veramente in Spider-Man No Way Home come mai nella storia. E allora è affascinante per me vedere un attore che diventa quasi autore, che diventa quasi uno scrittore di un'idea, di un'anima, di un concetto, di un'ideologia, come sempre fanno i grandi attori, come possono fare i grandi attori. Beh, Tom Holland, caso necessità, replica un certo tipo di attitudine all'interno di un certo tipo di genere cinematografico. Uncharted fa vedere Nathan Drake che te frega le collane mentre fa tutte le mosse come Tom Cruise in Cocktail, mentre ti prepara un Negroni, sa tutto del Negroni, e tu sei una ragazza carina, lui prova a rimorchiarti, in realtà no. Io mi immagino anni e anni di solitudine pazzesca di Nathan Drake con questi furtarelli, poi torna nel suo appartamentino di New York, e infatti funziona abbastanza in Uncharted il fatto che non venga richiamato all'avventura, ma venga chiamato all'avventura internazionale, e Tom Holland porta sempre quella